Le vie del mare, il Pompei Hub, la metropolitana per l'aeroporto di Capo Chino, il sistema ferroviario per i Campi Flegrei e la linea ferroviaria per la costiera sorrentina. Questi i temi della conferenza organizzata dalla città metropolitana di Napoli e l'Università Federico II questa mattina nella sala azzurra della sede dell'Ateneo di Monte Sant'Angelo, dal titolo «I trasporti per lo sviluppo turistico di un territorio, criticità e prospettive». Ma quali azioni sono indispensabili per arrivare nel più breve tempo possibile alla realizzazione di questi importanti interventi che possono incidere sullo sviluppo della regione? A risposta a questi interrogativi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, presente al convegno. Innanzitutto il governo nazionale e il governo regionale devono mettere le risorse che finora non hanno dato. Noi il progetto che abbiamo è quello di creare una rete del trasporto pubblico metropolitano su gomma, ferro e mare, di cui si è parlato sempre molto poco, quindi un trasporto mare, turistico e di mobilità che vada da Pozzuoli a Sorrento, una maggiore interazione tra ferro e gomma rispetto a com'è la situazione adesso, perché non ha senso avere una linea 1 nella città di Napoli della metro che funziona bene e poi avere Cumana e Circumvesuviana che non dipendono dalla città di Napoli che funzionano male. Però ci vogliono investimenti, ci vogliono risorse e noi stiamo spingendo soprattutto sulla regione. Poi il porto è la partita del momento, il governo deve fare la sua parte perché è lì che si gioca anche una strategia importante per il futuro dell'area metropolitana di Napoli. E Maurizio Maddaloni, ex presidente della Camera di Commercio e imprenditore del settore turistico. Credo che invece occorra rimeditare l'intero sistema della mobilità anche in chiave turistica e credo che questo convegno possa servire proprio a fare un punto e a capo, dimenticando le pagine ingloriose finora registrate, proprio perché è fondamentale che il turismo, che comunque è una grande risorsa, che comunque nonostante tutto e tutti registra numeri positivi e ci aspettiamo una stagione 2016 anch'essa positiva in continuazione e miglioramento 2016, possa ulteriormente declinare una cifra importante economica del turismo se però si riesce a realizzare un binomio, beni culturali, assetto del territorio, mobilità e turismo che poi è trasversale a tutto.